In previsione delle elezioni amministrative del 2024, fissate per l'8 e il 9 giugno, è stata ufficializzata la nuova coalizione tra Petitto e Licata, rappresentanti rispettivamente di CL Tutta la Vita e Orgoglio Nisseno. Il programma elettorale, che sarà presentato nelle prossime settimane insieme alle 6 liste e ai 144 candidati, si concentrerà su diversi temi chiave. Tra questi spiccano la sanità, lo sport, il sostegno alle fasce più vulnerabili, tra cui disabili, anziani e bambini, la sostenibilità ambientale ed energetica, nonché il mondo dello spettacolo ed eventi, l'università e lo sviluppo economico. Qualcuno pensa che io fossi candidato sindaco, ma non l'ho mai confermata questa cosa, che il mio gruppo mi volesse, questo è fuor di dubbio. Però per Caltanissetta, per il ruolo che ha e per la situazione in cui si trova, serviva un progetto ancora più ambizioso. Ecco perché abbiamo cercato, voluto, desiderato una sinergia. Con il gruppo di Orgoglio di Nisseno è stata una sinergia, un'armonia assolutamente naturalizzata, assolutamente fisiologica. Siamo i due movimenti civici, che abbiamo già lavorato al netto della campagna elettorale, esistiamo da prima della campagna elettorale e abbiamo condiviso non solo il metodo che passa per l'ascolto della città e dei nisseni e poi dall'elaborazione e dallo studio dei problemi e le proposte di risoluzione. Per cui condividiamo il metodo, condividiamo i progetti, condividiamo il programma. Io e Salvatore Licata abbiamo anche condiviso il nostro passato politico dai tempi del liceo scientifico, ci accomuna e ci lega una profonda e sincera amicizia ed è un'amicizia talmente tanto vera e sincera che lega entrambi i gruppi. Le altre alleanze dette in questi termini prevedono sostanzialmente che chiunque si spogli, che non significa rinnegare la propria appartenenza a eventuali partiti e così via. Noi siamo pronti a confrontarci con tutti coloro che decidono di mettere da parte gli interessi giusti, legittimi di un partito, di altri interessi e decidono di avere come primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno solo esclusivamente gli interessi della città.